buongiorno all'assessore ai trasporti della Sardegna, Massimo Deiana. Buongiorno assessore. Buongiorno. Come buongiorno sta? Bene, bene. Tutto a posto? Anche se sentire queste notizie non è particolarmente... E che mica l'avrà sentita oggi per la prima volta, immagino, no? No, sarà... no, assolutamente, però anche semplicemente ricordarle non è, come dire, non è sicuramente positivo, almeno dal punto di vista dell'umore. Beh, noi facciamo il nostro mestiere, lei che fa? Già, è certo. Un po' come dire io tanto non c'entro nulla, no? No, no, noi siamo particolarmente coinvolti, siamo anche noi. Adesso lo vediamo se per altri versi una parte lesa. Ah, voi siete della parte lesa. Adesso arriviamo, certo. Assessore. Allora, assessore, ma in tutto questo voi che facevate? Perché, mi scusi, ma qualcuno dice che siete un po' rimasti a guardare. Sicuramente, sicuramente ci può stare nell'esasperazione anche un'affermazione del genere. Noi innanzitutto abbiamo messo insieme... comandata dal comandante dell'autorità portuale di Olbia, una unità di crisi che ha monitorato ora per ora, minuto per minuto la situazione. Ma certo, il fatto che non sia degenerata, eravamo presenti anche noi, eravamo presenti anche noi, voglio dire che a Olbia è stata tenuta aperta la stazione marittima, è stata convocata un'unità di crisi con il prefetto di Sassari, il comandante della capitaneria di Olbia, unità della protezione civile allertate dalla regione, per evitare ovviamente che al disagio si aggiungessero disagi o addirittura situazioni. Ma non si poteva progettare una nave, per esempio? Dunque, da questo punto di vista qualcuno chiedeva che noi... noleggiassimo una nave per riproteggerli. Innanzitutto c'erano due ordini di problemi. Primo, non è semplice il 28 di agosto trovare una nave disponibile. C'era in secondo la nave, luogo, c'era, in secondo luogo che c'era che la nave quale... c'era, la Venizelos sì, c'era, certo, non bisognava certo. andare a cercare un'altra nave, bisognava bloccare quella nave. Riportare la gente a casa fino al 3 di settembre. Abbia pazienza, le precettazioni le fa l'autorità di pubblica sicurezza, le fa il prefetto sulla base di determinati presupposti. Ma voi l'avete evidentemente chiesta, in questo l'avete caso sollecitata non c'è. Per aiutare questi passeggeri? Assolutamente, o no? Però io ci tengo, perché qui bisogna precisare una questione. Qui si tratta di uno spaventoso, come ha detto il collega prima, di uno spaventoso inadempimento contrattuale. E quindi ovviamente di fronte a un inadempimento contrattuale che genera delle conseguenze anche di carattere sociale così gravi, perché 20.000 persone da riproteggere nell'arco di una settimana non sono sicuramente un problema di poco momento, però in ogni caso si tratta di un inadempimento. Sì. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze, scusi, per esempio, che non è stata spiegata. E gli albergatori della Gallura hanno ospitato gratuitamente... i passeggeri che venissero riprotetti. La Sardegna è terra di grande ospitalità e diamo atto agli assolutamente albergatori. Quando ci hanno ospitato gratuitamente. Però lo sa che sono anche molto un po' arrabbiati, non un po', un po' tanto arrabbiati con lei per i prezzi alti dei trasporti, perché poi questo non favorisce naturalmente. Lei ha detto una cosa molto giusta in un primo momento, cioè lei ha detto che l'iniziativa di Go in Sardinia di per sé è un'iniziativa molto interessante, certo, che ha sicuramente creato una dinamica di mercato interessante. È un'iniziativa assolutamente concorrenziale. Posso dire il problema fondamentale che purtroppo... Assessore, perché mi purtroppo... sente? Sì, assessore, no, un attimo, mi sente? Per... Posso? Sì. La posso interrompere? Sì, prego. Lei ha detto prego. Una cosa giusta. E ha detto è un problema di un grande inadempimento contrattuale. Io mi permetterei spaventoso. Di... spaventoso, ma guardi che qui ci può essere anche uno spaventoso danno d'immagine per la regione che lei rappresenta. Ed è il motivo per cui un ho enorme detto che noi danno d'immagine. Lesa. E quindi di fronte a questo ci saremmo aspettati da parte vostra quantomeno al momento un'assistenza che questi signori invece dichiarano di non aver avuto. E allora forse sarebbe il caso di dire a questi signori innanzitutto una parola che è la parola magica, scusateci. Lo vuol dire adesso, assessore? Ma io assolutamente mi scuso per una colpa ovviamente non nostra, e cioè il fatto che c'è stato uno spaventoso inadempimento contrattuale che ha cagionato comunque complessivamente un danno di immagine ingentissimo alla Sardegna.
Cerchiamo di fissare un incontro fra i soci e i legali. Assessore, lei andrà a questo incontro per salvare l'immagine dell'isola, che è da sempre una... Spero di esserne informato in maniera più tempestiva rispetto a come... Beh, pure lei però Salvini si informi, scusi, informato. Che aspetta, un telegramma, alzi il telefono e chieda, faccia qualcosa anche lei. Abbia pazienza, io non mi posso intromettere in dinamiche da privati, il giorno che si incontrano io sarò presente... Ma lei è l'assessore dei trasporti, anzi, mica si intromette, io addirittura mi offro... Scusi, mi faccia terminare un concetto, perché io sono dall'altra parte, quindi... Allora, sto cercando di dire che io offro fin d'ora come luogo per tenere questo incontro un campo neutro che sono gli uffici del mio assessorato, quindi quando vorranno tenere questo incontro io non solo parteciperò ma lo ospito. Ma che dice Ciro? No, ci direi veloce, Ciro, lo ridica. Allora, guardi, la politica in questa situazione ha fatto una cosa meravigliosa che sa fare molto bene, cioè? Quella di dare sempre la colpa agli altri. Ecco, noi non abbiamo soltanto sentito delle dichiarazioni, abbiamo solo, assessore, abbiamo sentito soltanto delle dichiarazioni. Mettiamola così, che già spettatori la sensazione è quella che ognuno dica sempre è colpa di qualcun altro. Quindi ci vorrebbe un'assunzione di responsabilità. Io apprezzo lo sforzo che lei fa nel dire offro una location, per così dire. Magari mettiamoci qualche cosina in più e riaggiorniamoci a fra qualche settimana. Siamo d'accordo? Sì. Allora, poi ci sentiremo con l'assessore. Taras, ringraziandola per aver avuto il coraggio di sedersi sulla poltrona di Mi Manda Rai 3, parli con il suo AD, con gli altri soci, ci aspettiamo buone notizie. Quindi finisce qui, ma solo per oggi, questa vicenda. Poi ci torneremo. Adesso voglio raggiungere...